Ti sei emozionata? Molto. L'ho detto sinceramente, eh? Molto. Beh, intanto do il benvenuto a tutti i presenti da parte dell'amministrazione comunale a questa festa. Sono molto contento di poter oggi condividere con tutti voi questa giornata. Il primo ringraziamento lo faccio a Carla Pasini, alla nostra presidente, e a tutti i volontari del comitato locale di San Giorgio Canavese. Ringrazio la madrina Piera Biglia, la madrina del nostro comitato locale, che dopo ci aiuterà nel taglio del nastro dell'inaugurazione di questa sede. Ringrazio le rappresentanze delle Croce Rosse dei paesi vicini, che sono molto numerose, che sono venute qui con tutti noi a condividere questa giornata di festa. Ringrazio le infermiere volontarie e la fanfara della Croce Rossa. Naturalmente ringrazio tutte le associazioni locali che hanno partecipato e la cittadinanza con i loro gonfaloni. Hanno partecipato al corteo, sono partiti dalla sede storica che 35 anni fa, insieme al primo gruppo, ebbe modo di essere costituita in San Giorgio, ma ne parleremo dopo. Questo è solo un intervento di saluto. Saluto le autorità civili, militari e religiose, Don Luca, il diacono, che ci hanno concesso questa messa in questo luogo particolare oggi, il maresciallo Fragalà, le nostre forze dell'ordine, tutti gli amici sindaci che hanno voluto anche oggi condividere questa giornata qui con noi. Ringrazio il presidente Ossola, la società attiva che ci è vicina da molto tempo. E un pensiero particolare lo rivolgo alla famiglia Battioda, perché l'ambulanza che oggi inauguriamo è intitolata alla memoria di un imprenditore, che direi non è canavesano, direi piemontese, di una famiglia che ha fatto l'impresa italiana, che è Gian Piero Battioda. Io vi ringrazio tutti di essere qui con noi. Questa inaugurazione non è solo una cerimonia solenne che consente al comitato locale e all'amministrazione di inaugurare questa nuova sede, questa nuova ambulanza. In questo luogo particolare, presso Corso Repubblica, presso il consorzio, l'ex consorzio agrario di proprietà comunale che per troppi anni è stato vuoto. Dicevo, non solo una cerimonia solenne, ma sono certo una festa della Croce Rossa, una festa di voi volontari, una festa che condivideremo per tutta la giornata, e di questo ne sono lieto. Il messaggio forte che la Croce Rossa ci trasmette, oltre ai 7 principi, è la localizzazione, dice Rocca. Non c'è aiuto umanitario che non debba passare attraverso le comunità locali, perché è qui che si gioca la nostra esistenza e credibilità, dice ai suoi volontari della Croce Rossa. Nel recente passato la Croce Rossa è tornata a essere nelle mani dei volontari. La CRI è tornata ad essere un'associazione di volontariato. La Croce Rossa, oltre alle grandi crisi mondiali, è a fianco anche di ogni crisi individuale e di ogni difficoltà personale. E io e la mia famiglia lo possiamo testimoniare anche in queste settimane. È qualcosa che non è comune. Non è assolutamente una cosa comune,
che non dobbiamo dare per scontata, e dobbiamo e dovete custodire con affetto. Grazie a tutti i volontari. I nostri volontari si troveranno ad operare in una struttura certamente efficiente e tra le più belle del territorio. Era infatti la primavera del 1984 quando si costituì un gruppo di volontari CRI a San Giorgio Canavese, divenuto successivamente comitato locale con la costituzione della sede storica, con l'allora presidente Mauro Galetto, per quale chiedo un applauso, e anche per il mio predecessore che inaugurò quella sede, l'ingegner Giovanni Ellen. Due parole sulla sede storica è doveroso farle, cioè immagino l'allora presidente, l'allora sindaco, che con il frutto del lavoro di volontari trovarono questo manipolo di volontari che costituì il primo inizio di volontariato di Croce Rossa San Giorgio, e lo collocarono all'interno di alcune stanze di quella che è la casa comunale, che poi però divenne la sede storica, cioè 35 anni in quella sede non erano semplici, come dire, da sradicare, e dovevano essere questo trasferimento motivato da una forte volontà. Perché? Perché in quel luogo si è fatta molta attività, però forse gli spazi diventavano, come dire, pativano un po' l'età, gli anni, i muri, le logiche anche di ritrovo, di organizzazione dei volontari in 35 anni sono cambiate anche molto. La collocazione dell'ambulanza diventava, i mezzi sono aumentati, non vi erano più gli spazi per tutto. E quindi con molto rispetto per il lavoro condotto da chi volle la sede lì, abbiamo immaginato con il tempo di trovare un luogo ideale per poterla spostare, perché oltre alla sede e la possibilità di radunarsi i volontari, anche le ambulanze dovevano uscire da lì, le sirene, non le sirene, i dossi, perché con gli anni, 35 anni prima, tutti i dossi lì non erano presenti. Naturalmente il mio non è un giudizio, è una constatazione del mutamento delle abitudini e delle esigenze che si sono evolute nel tempo. E quindi abbiamo iniziato ad immaginare dove poteva trovare una nuova sede, e con una logica, una spiegazione da dare ai volontari e a coloro che la vollero lì. E questo ragionamento nacque diversi anni fa. Abbiamo citato Mauro Galetto, che è stato il primo presidente della Croce Rossa di San Giorgio fino ai primi anni 2000. Gli sono succeduti Roberto Tentoni, Bruno Corlo, Carla Pasini, che poi è tornata, no? Claudio Bordone, Marinella Ferrino, Sara Bertone. Sara Bertone nel settembre del 2014 festeggiò i 30 anni del comitato da presidente, del comitato locale Croce Rossa, con l'inaugurazione di un defibrillatore. E in quell'occasione già prima si parlava, mi sollecitava il desiderio e la volontà di voler arrivare ad avere una nuova sede, e con lei nacque, come dire, lo stimolo e l'obiettivo di arrivare a definire questi spazi. Noi arrivammo qui a vedere questi luoghi, questo consorzio agrario, dove in passato si era tentato o si era avviato un principio di recupero della parte civile, di una parte preesistente, finalizzata verosimilmente alla collocazione della sede di protezione civile comunale, che mai fu
diciamo, ultimato e quindi i locali erano vuoti. Da lì incominciarono, come dire, i progetti, le iniziative volte a... E quella è stata anche la parte più facile, che abbiamo trovato uno che ce l'ha ve l'ha fatto anche gratis, quindi voglio dire, l'ha fatto anche il progetto, dico, solo il progetto. Solo il progetto. Solo il progetto, che è l'ingegner Baudino, che ringrazio, perché anche il piano di, anche il piano di sicurezza per oggi ha fatto sempre... Ma, visto tutte quelle che fa non le conta, ma mi sembrava doveroso, ecco, riconoscerglielo. Lui sa che non potete pagarlo, ma va bene. Non mandare la fattura, allora, evita, che tanto è volontariato anche lui. No, dicevo, è nata questa idea e da lì abbiamo iniziato a progettare, a capire quali potevano essere gli spazi ideali per poter collocare qui la sede. La logica è stata quella di individuare uno spazio di proprietà comunale che avesse la possibilità di ampliarsi con il tempo e di essere collocato in una direttrice viaria che ci consentisse di essere praticamente fuori dall'abitato senza dover attraversare strade un pochino più problematiche con i dossi. E quindi la logica è stata questa nel rapporto con la Croce Rossa. Il secondo tema che invece ci ha condotto a questa scelta è stato quello di collocare nell'area più periferica dell'abitato di San Giorgio una nuova struttura pubblica così importante, frequentata con quotidianità, in maniera tale da collocare nelle aree residenziali come queste una realtà come la Croce Rossa, che ci consente ora di sistemare questo prato, questo parco, portando la verde, creando un giardino, perché comunque verrà presidiato con la vostra presenza, e contestualmente il completamento del passaggio ciclo pedonale di questa di Corso Repubblica, che completa il progetto che ha voluto qui la nuova sede. Questo è già in atto, quindi tempo utile che i lavori vengano svolti uno in conseguenza all'altro, e fa parte di questo tema. L'altro è quello che abbiamo liberato finalmente degli spazi della casa comunale, li abbiamo fatto correre via, così che fuori. Noi ora stiamo pensando, naturalmente, avendo spostato la biblioteca, avendo spostato la sede della Croce Rossa, di fare un progetto di recupero della casa comunale, meritevole del palazzo che rappresenta la casa comunale, sostanzialmente per destinarlo a tutte le altre associazioni che possono avere uno spazio condiviso e comune al piano terra, con il recupero della corte e quant'altro. Ma lì ci fermiamo, perché oggi qui siamo concentrati sulla sede. Ma l'ho spiegato semplicemente per dare una logica complessiva alle scelte come sono state condotte. Dietro ai mattoni della nuova sede che inauguriamo c'è la storia di tanti volontari che hanno contribuito alla crescita di questo comitato. Con la nuova sede, impossibile non ricordare tutti i volontari scomparsi che nei diversi ruoli hanno portato avanti il loro encomiabile, in modo encomiabile, il lavoro del comitato locale. Sono certo che la nuova sede ci permetterà e vi permetterà di attivare tanti nuovi servizi per la comunità, che insieme intendiamo accreditare presso il servizio regionale con l'aiuto dell'ASL TO4, perché quello che adesso dobbiamo fare con la nuova sede è sederci e lavorare insieme su nuovi servizi, su nuove proposte, perché l'obiettivo è dare maggiori servizi e maggior aiuto ai nostri concittadini, e in questo non ci terremo di certo indietro. Dall'intesa tra il municipio e il comitato locale della Croce Rossa Italiana, nato all'indomani dell'insediamento dell'amministrazione che rappresento, come ho già citato, e quindi circa 4 anni fa, oggi siamo felici di un altro grande traguardo raggiunto insieme. L'intesa tra il municipio e la Croce Rossa
va sottolineato a tutta la cittadinanza e agli amici che sono qui oggi, è un protocollo d'intesa che abbiamo stilato tra comune e comitato locale. La nuova sede della Croce Rossa di San Giorgio, al momento, perché la Pasini sta già facendo l'elenco del resto, è un investimento che è costato 100.000 euro questa ristrutturazione. Ma nell'accordo, nel protocollo d'intesa che abbiamo sottoscritto, la volontà del Comune è stata quella di cooperare con soldi pubblici in questa ristrutturazione, ma al contempo ha chiesto un cointeressamento, un coinvolgimento economico al comitato di Croce Rossa locale. 40.000 euro di questi 100.000 euro sono stati spesi a carico del comitato locale della Croce Rossa. 40.000 euro su un immobile del comune di San Giorgio, i volontari che indossano la divisa, che fanno attività sulla nuova ambulanza, che fanno quello che fanno giorno e notte, nella cosa pubblica hanno investito 40.000 euro di soldi privati. È una cosa impressionante. Grazie. No, non è neanche questa una cosa comune. Non è una cosa banale. Il comune ha messo 60.000 euro di questi 100.000, una nuova ambulanza 57.000 euro e rotti li ha messi un'azienda privata. Questa è collaborazione, questa è l'opportunità che abbiamo colto. Queste sono le opportunità che dovremmo cogliere in futuro, che sia l'amministrazione, il carico che lascio su questa fascia, è che l'amministrazione da qui in avanti non si potrà tirare indietro negli investimenti per questa Croce Rossa e per questo comitato locale, non potrà, perché un comitato di volontari ha messo 40.000 euro e voglio dire, stiamo parlando di solo soldi, perché tutto il resto è bene che le amministrazioni a venire immagino che cosa sono: l'impegno dei volontari e il servizio dei volontari, e la cittadinanza allo stesso modo nel giudicare gli amministratori, perché se il comune togliesse la Croce Rossa, togliesse il comitato, togliesse gli enti privati, togliesse la parrocchia e il suo oratorio, beh, il comune da solo non fa niente di quelle che sono le aspettative della nostra cittadinanza, da solo non fa nulla. Una sede operativa più avanzata e adeguata alle necessità del territorio, magari non grande a sufficienza nell'allestimento attuale, per ospitare anche tutti i nuovi volontari che mi auspico, come all'inizio si auspicava il Presidente nel suo intervento, che aumentino, perché le persone e i volontari, se aumentano, è dovere dell'amministrazione reinvestire, perché qui abbiamo spazio per poter ampliare. I volontari sanno delle discussioni, delle serate che abbiamo avuto, Claudio è un testimone di questo sforzo e di questo dibattito, abbiamo tenuto duro entrambi, da entrambe le parti. Questa è la vera comunità che citava la senatrice prima, questa è la comunità che caratterizza San Giorgio nel Canavese. Il comitato, voglio elogiare i volontari in conclusione dell'associazione, che sono sicuramente un vanto per la nostra comunità e per tutto il territorio canavesano. Il comitato locale non ha mai fatto mancare il proprio supporto alla nostra comunità, aiutando la popolazione locale nel primo intervento, continua anche oggi a sostenere ed assicurare il proprio servizio all'intera comunità. Siamo fortunati, è proprio il caso di dirlo. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono
veramente sono io che sono onorata di essere qua oggi con voi a festeggiare questo momento, e lo sono per tre ragioni in particolare. La prima di tutto, è veramente l'amicizia e la stima che mi legano con il vostro sindaco Andrea Zanusso, con la sua squadra e oramai devo dire col tempo anche con tanti cittadini sangiorgesi. Ovviamente non ha bisogno di altre parole, perché sapete, lo conoscete meglio di me, nella sua esuberanza, nella sua voglia di fare sicuramente bene per il suo paese, e credo che anche l'inaugurazione di oggi e il momento di oggi lo dimostra. Ma devo essere sincera anche per l'intero territorio, per il canadese, perché è veramente una persona, una squadra che ha voglia di fare, ha voglia di mettersi in sinergia con un territorio, e di questo gliene siamo veramente grati, anche con il lavoro che come istituzioni, insieme anche alle rappresentanze industriali, abbiamo fatto per il territorio. Ma soprattutto anche sono molto onorata perché sì, forse il vostro gruppo, come diceva la presidentessa Basini, sarà piccolo questo gruppo della Croce Rossa di San Giorgio, ma è una realtà molto importante, molto molto importante, un presidio importante per il territorio, ma sicuramente l'istituzione in sé, che come abbiamo detto nei sette principi è molto importante per l'Italia ma nel mondo, è un'istituzione che rappresenta valori nei quali noi ci riconosciamo e nei quali anche io, devo essere sincera, anche sono emozionata, perché anch'io, venendo dal mondo del volontariato, so che cosa significa sacrificare del tempo alle famiglie e metterlo a disposizione degli altri. Sono tante le serate che ho passato, tra l'altro, con persone di voi della Croce Rossa, io venendo dalla comunità di Sant'Egidio, ad aiutare le persone senza fissa dimora la sera ad avere appunto una parola di conforto, un genere, diciamo, poteva essere un tè caldo, un genere alimentare di aiuto, ecco. Quindi so qual è il lavoro importante che voi fate nei nostri territori ma anche nel mondo, e quindi sono veramente molto felice di essere qua oggi a festeggiare con voi. E la terza ragione è perché credo che l'esempio di oggi che ci dà questa amministrazione, questo gruppo di volontari, anche questo gruppo di imprese importanti del territorio, a partire appunto dal professor Ossola, ma anche Mattioda, che è sicuramente un imprenditore importante canavesano ma italiano, piemontese, e in questa inaugurazione credo che ci sia l'esempio di che cosa vuol dire veramente lavorare bene, lavorare in squadra per un territorio, un lavoro che viene dal sacrificio appunto di volontari, dal sacrificio di privati che hanno messo a disposizione dei fondi per riuscire a inaugurare questa nuova ambulanza, e dal sacrificio anche dai fondi di un'amministrazione che ben sta lavorando e che lavora per il suo paese prima di tutto, ma per il territorio. Quindi grazie a voi veramente per tutto quello che avete fatto, e buona festa a tutti voi volontari e a tutti noi, e buona giornata a tutti. Tanto buongiorno a tutti. Grazie ad Andrea, grazie alla sua amministrazione, grazie ai volontari della Croce Rossa, Presidente. Complimenti per quello che fate, per quello che fa il sindaco di San Giorgio, ovviamente grazie anche al lavoro della sua comunità, al fatto che questa è una comunità molto vivace. Ma io sono qui, ha detto, in rappresentanza dei sindaci, perché è giusto che il Presidente di ANCI, il Presidente dei sindaci piemontesi, sia per quanto possibile, in Piemonte ci sono 1200 comuni, quindi capirete bene che insomma non è facilissimo seguirli tutti, però siamo una squadra ampia che si sa, che si distribuisce sul territorio, però per quanto possibile è giusto che stiamo al fianco delle nostre amministrazioni, soprattutto di quelli che, come ricordava l'onorevole Buonomo adesso, hanno molta creatività, molta capacità di fare sistema, molta sinergia tra i volontari, che sono fondamentali per far funzionare bene le cose, e il pubblico, altrettanto fondamentale se vogliamo mandare avanti questo nostro paese ogni tanto un po' accidentato. E poi però sono qui perché avete, oggi inauguriamo una sede, ma inauguriamo anche un'autoambulanza che, mi pare di aver capito, sia stata finanziata da Attiva, che è una società di questo territorio. Noi vogliamo fortemente che mantenga questa sua caratteristica, e avete dedicato, diciamo, questa autoambulanza a una persona che, oltre ad essere stato un grande imprenditore di questo territorio, era anche un amico personale di tanti noi.
E se c'è una cosa che posso ricordare di Gian Piero è che in tutte le nostre spesso lunghe considerazioni, ragionamenti che facevamo insieme, lui davvero era un imprenditore, forse credo, io non ho conosciuto suo papà se non in modo indiretto, in modo superficiale, però un imprenditore che teneva molto al suo radicamento territoriale, teneva molto al rapporto con le persone, con la sua azienda, con il fatto che la sua azienda fosse espressione di questo nostro territorio. Ecco, io credo che questo sia il modo giusto di fare impresa, è il modo giusto da parte del privato di contribuire al bene della collettività che gli ha consentito, in qualche modo gli è stata utile, gli è stata utile reciprocamente per poter creare e generare una grande impresa che ha dato in questo territorio tanto lavoro e tanti benefici. Quindi io credo che oggi sia davvero, come dire, sia da parte mia e da parte di tutti noi il momento anche per ringraziare chi è nelle condizioni di fare impresa. L'impresa Mattioda ha avuto questa caratteristica e continua ad averla ancora oggi, e io mi auguro che, insomma, che le cose possano andare avanti bene e possano continuare ancora per il futuro. Il pubblico ha bisogno di questo tipo di impresa, ha bisogno di questo tipo di imprenditori che hanno questo tipo di approccio. Il pubblico, insieme all'associazione, insieme alle imprese che generano lavoro, possono rimettere in moto l'economia di questo nostro territorio. Questo noi l'abbiamo bisogno ed è giusto che l'amministrazione come quella di San Giorgio abbia rivolto questo riconoscimento a questa famiglia che ha dato tanto e alla quale noi dobbiamo tanto e li ringraziamo per quello che ancora stanno facendo. Quindi grazie ad Andrea, grazie a tutti voi per l'idea che avete avuto, per le cose che state facendo, e grazie ad Attiva e all'impresa Mattioda nel ricordo di Gian Piero. Grazie e buon lavoro. Grazie Andrea, innanzitutto grazie Presidente per l'invito. A me ha fatto molto piacere che Andrea sottolineasse questo aspetto delle persone, perché almeno per quello che mi riguarda, che ci riguarda, per tutti noi che abbiamo fatto associazione per tanti anni, è l'aspetto fondamentale. Le persone, noi siamo delle persone e le persone fanno la differenza. E lo dico con il cuore, perché le persone sono da una parte i cittadini e le persone che si danno da fare nelle associazioni. Lo dico perché tutti quanti noi siamo nati e cresciuti all'interno delle associazioni di un paese. Io sono nato e cresciuto a Pont Canavese, Alfredo è mio papà, sì. Sono 3500 anime e sinceramente io sono fiero di essere nato e cresciuto in un paese, e adesso mi sento anche un po' sangiorgese perché sono sempre qui, però quando noi parliamo di persone, sono le persone che fanno parte delle associazioni che tengono in piedi i paesi. E permettetemi di dirlo, sono questi paesi che tengono in piedi questa Italia oggi. Quindi dobbiamo essere fieri di essere cittadini di paese, cittadini che si danno da fare tutti i giorni. E dall'altra parte mi permetto di dire, perché non è l'altra faccia di una medaglia, ma è l'altra faccia della stessa medaglia, qui veramente lo dico 30 secondi come presidente della Confindustria di questi anni, l'altra parte che tiene in piedi questo paese sono le imprese che credono nel territorio, le imprese che stanno sul territorio, perché voi se guardate i tavoli di crisi che vedete non sono i nostri imprenditori credono nelle persone nostre, i nostri imprenditori lavorano tutti i giorni, aprono i cancelli e fanno entrare le persone, lavorano dalla stessa parte con le persone che lavorano nelle loro imprese. E lo dico perché veramente questa sensibilità comune, questo modo comune di lavorare tra i cittadini, tra le imprese, sentendoci prima di tutto persone, sentendoci prima di tutto, lo dico e ringrazio Andrea per tutto il lavoro che sta facendo con l'Agenzia per lo Sviluppo, con le associazioni, con il coinvolgimento istituzionale. Se ci sentiamo prima di tutto persone, cittadini, consentitemi, canavesani, con orgoglio, e se ci sentiamo prima di tutto italiani, siamo noi che continueremo giorno per giorno a far crescere e a far vivere questo paese. Grazie, buona festa a tutti. Si deve scusare con le persone, ma un vantaggio c'è stato, quello di mettermi in un angolo e sentire le cose belle che ho potuto ascoltare con riferimento alla Croce Rossa Italiana di questo paese. Io ho conosciuto, vedo anche presenti qui in tanti anni, persone che l'hanno resa importante, significativa sul territorio, hanno fatto in modo che questo fosse davvero, come è stato detto efficacemente dal sindaco, che ringrazio, un centro di riferimento per le persone in difficoltà e per le persone che talvolta non hanno un riferimento per corrispondere
una necessità di fiducia, una necessità di ascolto. E questa realtà di Croce Rossa, grazie ai volontari, grazie ai presidenti, grazie a Carla in questa fase, ha rappresentato nel nostro contesto complessivo della regione davvero una rete importante. Quando però queste parole si dicono da parte di chi rappresenta la Croce Rossa hanno poco senso, non è una volontà di autocelebrarsi, hanno molta più importanza quando si sentono dalle istituzioni. Il sindaco ha citato il presidente Rocca, io voglio citare il nostro fondatore che diceva, Dinan diceva questo, che in realtà l'associazione, quale che sia la sua natura giuridica, è un'associazione che si lega in maniera totale, in maniera indispensabile con le istituzioni. Il suo ruolo è questo, essere a fianco delle istituzioni per arrivare alle persone vulnerabili. Quindi quando si sente dire che davvero in questa realtà la Croce Rossa si è inserita nel tessuto cittadino e a largo raggio del territorio in maniera così intensa, beh, vi devo dire che fa bene al cuore per chi rappresenta la Croce Rossa in questo momento a livello regionale. Quindi grazie, un grazie profondo che va ai volontari, ma va appunto anche alle istituzioni senza le quali noi non saremmo la stessa cosa. Grazie di cuore. Grazie. Ha detto bene chi mi ha preceduto, un esempio virtuoso di collaborazione sul territorio. Lasciatemi solo fare una battuta per non ripetere tutto quello che sicuramente coloro che mi hanno preceduto hanno detto molto meglio di me. Si sente proprio molto parlare in questo momento, come dire, di importante disorientamento, lasciatemi usare questo termine un po' forte, momento in cui alcuni temi tipo quello della globalizzazione, insomma, stanno, non dico entrando in crisi, ma insomma debbono essere riposizionati, si sta sentendo molto parlare di comunità. Vi devo dire che, insomma, sì, è vero, io ho sempre sentito parlare di territori, di comuni, ma mai come da più di un anno a questa parte. Ricordo perfettamente il discorso del presidente Mattarella in occasione degli auguri di Natale, insomma, ha insistito moltissimo su questo termine comunità. E questo è un termine che io vi devo dire un po' ho nel cuore, non solo perché arrivo da Ivrea, città degli Olivetti, dove Adriano Olivetti proprio ha lanciato in tempi non sospetti questo concetto di comunità, e oggi è quanto mai attuale. Questo è proprio, ripeto, un esempio in cui imprenditori, cittadini, associazioni, comuni, istituzioni varie collaborano, tengono unite le relazioni su un territorio, e questo è un patrimonio nel quale noi dobbiamo credere, perché è lì dentro che ci stanno i valori, gli ideali, tutti, come dire, quei messaggi molto forti di cui ha bisogno oggi il nostro territorio, di cui ha bisogno la nostra comunità, di cui abbiamo bisogno noi come cittadini, che per un certo periodo di tempo, diciamo così, siamo un po' stati, non dico abbandonati, assolutamente questo non si può dire, perché io penso che poi alla fine le istituzioni siano sempre state presenti, soprattutto i sindaci con il loro lavoro quotidiano, la Croce Rossa italiana, che sappiamo essere un patrimonio importante della nostra nazione, ma insomma lo sentiamo un po' tutti, ecco, questo bisogno di essere di nuovo estremamente uniti, perché una sorta di smarrimento lo sentiamo maggiormente rispetto al passato. Ecco, quindi grazie chiaramente a tutti coloro che svolgono questo lavoro con grande passione, in modo del tutto volontario, prestando, ripeto, la loro passione, ecco, per il territorio, per i cittadini, per questa comunità. Io dico, più si allargano le persone, più insomma diventano numerose le persone che credono, ripeto, nell'importanza del volontariato e nell'importanza di queste relazioni di comunità, più i nostri territori si ripopolano, si rivitalizzano, ridiventano il riferimento che, lasciatemi dire anche così, io ho voluto promuovere non più tardi di una decina di giorni fa al Comune di Ivrea, di comunità territoriale e soprattutto di comunità canavese, che è quella che noi dobbiamo assolutamente valorizzare come un esempio
da portare a livello nazionale, proprio cercando di riportare ai tempi attuali quel messaggio molto forte di Adriano Olivetti che, ripeto, in tempi non sospetti aveva creduto in comunità. Grazie a tutti. Io ringrazio ovviamente perché Attiva e la famiglia Matteoda sono state ringraziate, Attiva che mi onoro di rappresentare, di presiedere da qualche anno. Ma in realtà voi dovete ringraziare tre persone che avete qui tra voi, che sono presenti stamattina, che sono state veramente seccanti. Nel senso buono della parola, e io probabilmente ho fatto male a dargli il mio cellulare, perché ovviamente dovete ringraziare la presidente della vostra sezione, dovete ringraziare il sindaco e Ugo Serio, che è lì, che è sempre in un angolo. Ho fatto male a dargli il mio cellulare perché mi avevano telefonato 670 volte e poi alla fine sono riusciti a ottenere il contributo. E il contributo che io personalmente, ma tutta la società, siamo stati molto contenti di erogare, perché diciamo per due motivi. Il primo motivo è ovviamente quello del ricordo di Gian Piero Matteoda, e sono contento che sia stato detto ricordo e non memoria, perché in questo modo Gian Piero, che è stato un imprenditore importante per questo territorio, che ha seguito le orme di suo padre, che è stato ancora un imprenditore importante per il territorio, viva nel ricordo. E sicuramente Gian Piero vive nel ricordo ed è contento che qualcosa della sua società rimanga tra di voi e possa servire per fare del bene, per il quale in realtà lui e noi vi ringraziamo tantissimo. I volontari della Croce Rossa sono preziosi per questo paese, sono preziosi perché dimostrano che questo paese, nonostante tutto, funziona, e funziona perché ci sono le persone e anche le aziende. Il secondo motivo per cui questo paese funziona è che ci sono le aziende, e ci sono le aziende dove, che è quello che io dico nella prima lezione che faccio all'università ai miei studenti, le aziende sono fatte di capitale, ma sono fatte soprattutto di persone, e sono le persone che fanno andare avanti la comunità, che fanno andare avanti un paese, che fanno andare avanti le imprese, che creano ricchezza, e le imprese hanno una grossa responsabilità, e le persone delle imprese hanno una grossa responsabilità, che è quella di creare ricchezza, ma poi di diffondere la ricchezza. E questo di oggi è un segnale che gli imprenditori, le imprese sono presenti per fare del bene, non soltanto ovviamente per produrre ricchezza, ma questo è giusto che sia, ma produrre ricchezza avendo e ricordando sempre che hanno una responsabilità sociale. Quindi credo che questo sia un segnale che Attiva ha voluto dare e che ha sempre dato. In realtà questo è una cosa che abbiamo fatto, è un'iniziativa che abbiamo intrapreso, ma ne abbiamo intraprese tante altre nei confronti del territorio. Non siamo solo i concessionari cattivi che esigono il pedaggio quando uno passa sull'autostrada. In realtà esigiamo il pedaggio perché facciamo delle cose: manteniamo l'autostrada, cerchiamo di essere presenti sul territorio, cerchiamo di favorire lo sviluppo del territorio che passa attraverso le infrastrutture. E quindi questo è un segnale. Siamo una piccola concessionaria autostradale, ma cerchiamo di fare quello che possiamo fare per il territorio, e questo è certamente un segnale. Ne abbiamo fatti altri: nella chiesa di Perosa c'è una bellissima pala d'altare che abbiamo restaurato qualche anno fa. Ci sono altre iniziative sul territorio che noi attraversiamo, verso Pinerolo, verso Ivrea, sulla tangenziale di Torino, tante iniziative che cerchiamo di portare avanti proprio perché le persone
che lavorano, che hanno dei contatti con noi, si rendano conto che non siamo soltanto un'impresa che combina lavoro, capitale, eccetera, ma siamo un'impresa che è presente sul territorio. Questo vogliamo continuare ad esserlo, non possiamo farlo da soli, abbiamo bisogno, come tutte le imprese, abbiamo bisogno delle persone, abbiamo bisogno della politica, quindi la politica deve essere un motore di sviluppo e consentire alle imprese di continuare a fare il loro mestiere, di continuare a farlo bene e di continuare a creare ricchezza in modo corretto, perché questa ricchezza vada poi a favore di tutto il territorio. Quindi diciamo, ringrazio il sindaco che mi ha dato la possibilità di dire queste due parole a voi, perché penso che questo sia un messaggio che dobbiamo portare avanti come persone. Quindi questo è il motivo per cui abbiamo fatto la donazione, per cui continueremo con l'aiuto di tutti a fare questa attività. Grazie a voi e grazie a tutti. Grazie.